Allora, buongiorno a tutti. In un antrodogo in festa, perché mi dicono che uno dei paesani ha donato alla chiesa una nuova statua della Madonna come simbolo. Iniziamo la visita di questo palazzetto cieloterra all'interno di antrodogo, che oramai direi è diventato un prodotto caratteristico per noi di case di famiglia, perché comunque i nostri attenti osservatori, clienti, avranno visto che ne abbiamo venduti diversi. Questo qui è un pochino differente rispetto agli altri. Intanto ve lo inquadro dal piano terra fino a su in cima, quattro piani con quattro balconcini, due più grandi e due più piccoli. Dicevo un pochino differente perché comunque è caratterizzato da una situazione di stato interno migliore rispetto agli altri, tra l'altro anche arredato. Eccolo qui, questo è il fabbricato esternamente, e adesso attraverso questo bel portoncino ci accingiamo alla visita interna. Attraverso queste scale in marmo antico visitiamo il primo piano con questo camino molto caratteristico, con la cucina che ha appunto uno dei tanti balconcini. Proviamo ad aprirlo, opla, che dà appunto sul vicoletto dal quale siamo acceduti. E che ha una sala da qui, io dico sala, ma insomma, potrebbe essere utilizzata anche come camera volendo, questa a seconda delle necessità. Gli infissi da questa parte sono in alluminio doppio vetro, mentre il proprietario ci fa strada e ce ne andiamo a vedere. C'è questo ripostiglio sotto scale e insieme a Gino ce ne andiamo a vedere il primo piano. La luce non funziona, è staccata, Gino? La luce è staccata? La luce è staccata? Sì, mi dispiace. Ok. Sì, l'ho staccata. Ne andiamo a vedere il secondo Sì, con piano, le bollette, con le scritte. Cioè, dove c'è ancora questa vedo camera matrimoniale con questo soffitto bene. Questa si è ricordata a tutto. volta, se lo vedete. Ci sono i termoconvettori nuovissimi. E soprattutto anche qui gli infissi, vedete, in alluminio doppio vetro, con il secondo balconcino che dà sempre appunto sul vicolo dal quale siamo entrati. Questa è una stanza molto luminosa perché scopre gli altri tetti. Guardate che bello questo pavimento, tra l'altro. Dicevo, scopre gli altri tetti e quindi molto illuminata. Sono queste porte antiche che io conserverei, che farei restaurare da un buon falegname. E poi c'è il bagno con la vasca, e questo secondo me richiede un intervento di risistemazione, anche se la proprietà ci diceva che è completamente funzionante. Tra l'altro, ve li sto inquadrando, ci sono già pronti i sanitari nuovi, doppia finestrella, questa qui sopra piccolina e quella lì sotto un po' più grande. Saliamo al piano di sopra, dove, se non ricordo male, abbiamo due camere, vero Gino? Due camere sopra? Sì, no, perché non so se posso farla capire. Eccoci qua. Vediamo la prima, anche questa molto grande, molto luminosa, con gli infissi sempre alluminio doppio vetro. Addirittura qui ci sono anche le serrandine. Termoconvettore anche da questa parte per il riscaldamento, e ci sono questi due balconcini piccolini dai quali abbiamo uno scorcio di antrodogo, la zona della stazione, e quello lì è sempre il solito vicoletto al quale siamo acceduti. Chiudiamo la nostra visita andandocene a vedere
la terza ed ultima camera, eccola qui, dove c'è addirittura questo, chiamiamolo così, bagnetto in camera, e dove c'è appunto il quinto dei balconcini, eccolo qua, l'unico tra l'altro che affaccia sul retro del fabbricato, sui tetti circostanti e su questo cortile interno. Da questa visuale io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento alle visite. Dal dettaglio del portone chiudiamo la nostra visita andandoci a vedere la cantina, molto asciutta e molto fresca, ve lo garantisco, chiaramente dal video non riuscite a vederla, ma vi garantisco io che è molto asciutta e molto fresca. Cantina fatta con una volta a botte, si vede poco perché purtroppo, mi scuso, ma non abbiamo la luce, e dove il proprietario ha predisposto già, lo vedete con questo controtelaio, un bagnetto, perché nel suo intento c'era quello di farci un piccolo, una piccola taverna, un piccolo locale. Ecco qui ad esempio c'è l'acqua, c'è la luce, quindi è tutto predisposto, un bagnetto, dove una taverna dove farci appunto insieme al bagnetto un locale per pranzi, per cene con gli amici, visto che poi è molto caratteristica appunto con questa volta a botte. Grazie ancora e ci vediamo alle visite.